Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anna e oggi siamo su un nuovo video, però un po' diverso dal solito, cioè giocheremo sempre a Minecraft, giocheremo in una mappa, però a differenza delle scorse volte cercherò di fare una specie di run, nel senso che cercherò di fare questo parkour in maniera veloce, anche se non è che sia poi così tanto brava, però io comunque in passato ne facevo molti, molti, molti di parkour, anche ho fatto molti video sui parkour e quindi comunque è una di quelle mappe che faccio molto, quindi che mi piacciono anche. Poi soprattutto sono delle mappe fatte bene, questa è una mappa molto bella. Ho visto le immagini comunque anche nel sito dove l'ho trovata, lascerò il link in descrizione per chi la vuole scaricare. E comunque è molto bella, è fatta molto bene, quindi ho detto mi ispirava e ho visto che comunque non è tanto lunga, quindi ho detto provo a fare questa cosa. Anche se comunque non sarà uno speedrun come i soliti, ma sarà semplicemente un video in cui cercherò di fare sto parkour nel meno tempo possibile. Come sempre qua c'è Mia, che vi saluta. Ciao a tutti! Giusto Mia? E niente, ricordatevi di seguirmi su Instagram, mi raccomando. E spero che questo video vi possa piacere e ciao a tutti, buona visione! Ed eccoci qui su una mappa. Siamo su una mappa parkour che in realtà diciamo è abbastanza breve. E infatti diciamo che il mio obiettivo in questo video non è tanto finirla o comunque nel senso, ma il mio obiettivo principale è quella di cercare di metterci il meno tempo possibile, perché penso di non averla mai fatta una roba del genere, quindi boh, era per cambiare un po', facendo anche una parkour che comunque sul computer che non penso di aver mai portato perché ho sempre giocato dal telefono, quindi. E niente, si può cominciare. Andiamo un po'. Si chiama Noob to Winner, esatto, infatti. Ah, c'è proprio l'animazione. Wow, bello. Ah, diventa un winner, diventa un vincitore. Ok. Ok, inizia. Ok. Ok, un attimo di. Sono queste frecce, devo vederle un po' prima perché sennò mi vado a schiantare minimo. Dovevo andare qua. Ok. Perché vedete sotto c'è il tempo, quindi vorrei vedere se riesco a fare. Che bello! Vorrei vedere se riesco a fare un tempo breve, diciamo. Perché comunque da un bel po' che. Cioè, i parkour sul computer relativamente sono molto più semplici rispetto a quelli del Pocket Edition, ovviamente. Però comunque da molto che non faccio parkour in generale, a parte quando ho fatto quel video con il mio ragazzo, però. Oh mio Dio. No, sono caduto. Mamma mia. Che è successo? Perché non tiro bene? Ok. A parte quello dico, non ho fatto principalmente mai parkour, quindi. Cioè comunque da quando ho ricominciato a fare i video. E quindi questo era, diciamo, una specie di video così dove cercare di fare questo parkour nel più breve tempo possibile e niente questo e. Ok, oddio, questo è strobo, però da qua di qua ok, oddio, la cosa bella di far. Stavo per dire, cosa bella di parkour fatti così, è che sono abbastanza semplici. Però che proprio sono fatte apposta, penso, per fare queste cose qui. Clicchi, aspettate, poi mettermi in terza persona. Forte! Incredibile. Ok. Perfetto, prendo la larga, ok. Ok. Ok, oh mio Dio. No, non l'ho presa. Non l'ho preso bene. Ma perché? Beh, penso che questo qua, cioè, se uno lo fa tutto tirato senza mai cadere, penso che ci metta 2 minuti. Boh, adesso non lo so, però vedendo sotto il progresso sono già a un terzo. E sono a 2 minuti e 48, quindi sto cadendo comunque, quindi. Cioè, se uno.
lo fa ritirato, in questo punto sarebbe ancora a 20 secondi minimo. Quindi è abbastanza semplice. No! Ok. Ok, cioè uno dovrebbe farlo sempre tirato correndo sempre tutto, ma io ancora questa abilità non le ho. Anche se sarebbe molto bello imparare, anche perché è bello fare. Oddio. No, mi sono allentata. No, mi sono caduta. No! Che rabbia quando cadi così. No! Ah, ti ho fregato. Ok, con calma. Nei punti dove non riesco a fare, mi tocca fare con calma perché. Se no mi blocco, ok. Oh, la porta che si apre, bellissima. Ok. Oh mio Dio. Ma se tipo vado piano? Ciao amico. Ah, c'è il timer. Oh mio Dio, ho fatto cadere. No, devo fare da capo. No. Ok, stavolta non mi fermerò. Capito che c'è il timer. Ok. Ok, sono già a livello 10. Questi livelli sono brevi. Queste cose che scendono così veramente è una cosa bellissima. Infatti, fare i parkour sul, o in generale delle, le mappe in generale su Minecraft Java Edition è veramente qualcosa di bello perché molto spesso sono mappe fatte molto bene con dei gran effetti speciali. Quindi molto buona come cosa. E questa mappa è abbastanza nuova, cioè l'hanno messa da poco. In realtà non l'hanno messa da tantissimo, mi sembra tipo da 2 mesi, tipo una cosa del genere. Forse anche meno, non lo so, non mi ricordo. Ci ho guardato prima, l'ho scaricata, ma non mi ricordo. Oh, ma ce la fa sempre? Oh, ok. Devo andare qua. 12, ma a livello 11 l'ho fatto. Un'altra qualcosa. Ui! Che bello! Sono le cose che mi gasano di più in realtà. Oh! Sotto l'acqua! Ma che. No, sono caduta! No, devo fare tutto a capo. Saliamo su. Ah, ok, perfetto. Sono già previsto. Ok. No! No! Cioè, te non mi puoi far cadere così, però. Cioè. Among Us. Ok, di qua, di qua, di qua. Su. Non so, ho fatto tutto automaticamente, non so. Ok. Qui, 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 qui. Perfetto. Andiamo giù di qua. Oh, tutto blu. Siamo a Pandora. Oddio, queste robe mi fanno abbastanza inquietudine. Ora siamo cadute. Ok. Double jump. Incredibile. Oh mio Dio, anche si muovono pure le cose. Ok, però lo so, l'ho presa proprio male, l'ho presa proprio al limite quel salto, l'ho visto proprio al limite. Ok, di qua. Aspetta che ci sono le frecce, se non c'erano le frecce, infatti penso sia fatto proprio apposta per quelli che sanno fare i parkour meglio di me, probabilmente. Speed boost, madonna che velocità, vado, allora, non dico. Madonna, ho toccato l'acqua, mi scusi, sono allergica all'acqua. Sì, evidentemente sì. Comunque, ecco, dato che io non. Oh, faccio una gran fatica a trovare mappe belle, perché comunque ce ne sono molte, solo che poi magari le scarico e dico, boh, non mi piace, magari non, dopo le tolgo, eccetera, eccetera. Qua sotto nei commenti scrivetemi mappe, magari, che vi potrebbero interessare, cioè mappe belle che magari anche voi avete giocato, oppure che avete visto
che avete sentito, oppure mappe che vorreste che io faccia, perché magari volete vedere come io li posso, non ci credo, non ci credo doppiamente, che come io li posso, come io li gioca, e niente. Ok, stavo per cadere ancora nel suo punto. Sì, ma allora mi prendi in giro, eh? Non ci credo. No, non ci credo, sono tornato nuovo qua. È una tortura. Non ci credo. Non ci credo. Ma perché? 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 Mancherà un livello, sono due. No, forse due livelli. Perché forse, forse questi sono tutti i livelli. Il numero di livelli in tutto. Mancano quindi tre livelli, compreso questo. O due livelli, compreso questo. Ok. Elytra. Oh mio Dio, Elytra. Oh, ce l'ho fatta. Che ci vuole le bolle? Cosa c'entrava? Boh, non so. Oh, è finita! Winner, sono una vincitrice. Ma bella però. Mi è piaciuta molto sta mappa. 13 minuti e 11 secondi. Tempo migliore. Sapete cosa potrei fare? Rifare un'altra volta e provare a fare meno. Ok, iniziamo, iniziata. Ok, andiamo. Tiro di corsa. Ci vuole una gran concentrazione comunque a fare queste cose. Ok, devo andare qua. Ok. Ok, siamo già al secondo livello. Oh, no, sono caduta. Devo cercare di non cadere. Ok. Livello 3. Non ci credo. Ok. Di qua. E vabbè, non so saltare. E non so saltare. Ok. Però sono già a livello 3, no, 4, 4. Dimenticato. Vabbè. Dove sono? Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, cioè, è talmente andata che mi è partito. No, mamma mia, oh, cioè, parto bene, perché devo sempre rovinare tutto? Perché devo sempre rovinare tutto? Ok, prendiamola al volo, l'altalena. Ok, allora. Prenderla lunga. Sono arrivati qua. Io avevo detto che quant'è che ero prima? 6 minuti? No, non è vero. Non so quanto ero prima qua. Non mi ricordo più. Vabbè. Ma allora, cioè, non ce la possiamo fare. Allora, questo già se questo riesco a fare tutto al primo colpo vuol dire che va bene. Il primo colpo no, perché già, sono già caduto. Però, per dire il primo colpo. Ok. E allora, cioè, le cose le riesco a fare a metà proprio.
Ok, questo l'ho iniziato a fare mentre stavo costruendo. Ok, siamo a livello 10. Dove sto andando? Ok, di qua. Oh mio Dio, mi stava per cadere il mouse. Cioè, mi stava per sciogliere il mouse da quanto andavo veloce. No, Madonna. Mamma mia, oh. Ok. Ah, mi stai dicendo, il secondo meno uno vuol dire che tipo ci sto mettendo meno tempo di prima? In quel livello lì? Ok, ma allora. Siamo fusi. Ok, meno. Mamma mia. Meno 1,69 un minuto, penso. Non so. Oh, ancora quello di prima, Among Us. Ha proprio bisogno, veramente. Cioè, sclerare proprio. Un po' per cadere. Ok, buonanotte. Siamo di nuovo da Pandora. Siamo ancora caduti, però. È proprio oggi. Oggi non ce la posso proprio fare. Double jump. Ok, questo è l'ultimo. Ok, questo sono caduto 87 volte, quindi già se qua non cado sarà un passo avanti. Ottimo, questo è un altro che cado sempre. Ma allora, però stavolta almeno sono caduta in un punto dove potevo cadere. Quindi, perché ci sono i delfini nelle pozzanghere? Tra un po', non capisco. Non comprendo. In realtà, perché non capisco. Ok, questo. Con calma, ok. Meno 5 minuti o meno 5 secondi? Cos'è quella roba? Non so cosa sia, sinceramente. Forse meno 5 minuti. Vuol dire che ci sto mettendo 5 minuti in meno. No, non lo so. Lo dico soltanto per farmi credere questa cosa. Farmi credere che sono migliorata molto. Ok, elitra. Ok. Ho finito! No! Mi ho finito! 9 minuti! C'è una bella differenza, non tantissimo. Sempre meglio di prima. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. È un video diverso dal solito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E niente, da Anna è tutto. Ciao a tutti!